Buon pomeriggio a voi. Allora, come succede ormai un po' a scadenza, anche stamane c'è un po' un dibattito sui giornali quanto sarebbe necessario andare a nuove elezioni. Ci sono quelli che dicono che in un momento di pandemia non è assolutamente il caso per la stabilità di un paese. Poi però vediamo che in altri paesi si vota regolarmente, si è votato regolarmente come negli Stati Uniti. Ci sono coloro che invece, e questo soprattutto la sinistra ideologica, che pensa che mai debba andare al governo Salvini e il centrodestra perché lo definiscono il male assoluto e che tutto il resto è accettabile. Quando poi tutto il resto, vediamo, sta sprofondando questo paese in una crisi infinita, una crisi dove vedremo le vere conseguenze negli anni prossimi. Perché lo stiamo vedendo, 5 Stelle e PD sono assolutamente inadeguati, incapaci di affrontare questa emergenza, ma non solo. Abbiamo poi una sinistra schierata con i globalisti che vorrebbe vedere un'Italia globalizzata, un mondo globale che è lontano dal modo di pensare di tanti di noi, che invece vorrebbero al centro dell'universo l'uomo. E quindi si scontrano questi due modi di vedere il futuro, di vedere la società. Tra l'altro poi non so se realmente sarebbe un bene per il nostro paese trovarsi anche ad esempio il centrodestra al governo. Per una ragione semplice, lo abbiamo visto anche in questi ultimi 20 anni, che il quinto potere, in particolare i giudici e la politica, a quel punto contrastano con ogni mezzo, anche quelli poco leciti, i governi del centrodestra, facendo sì che diventa impossibile governare in ogni caso un paese. Ragion per la quale, francamente, se dovessi scegliere sarei nell'imbarazzo. È chiaro che ritengo che sia meglio un governo che, ripeto, abbia al centro l'uomo, i popoli sovrani con le proprie culture, le proprie tradizioni, che non un disegno che ci porta verso un mondo globalizzato. Ora si discute ovviamente in questi giorni anche tanto della posizione di Sergio Mattarella e si dice che probabilmente dovrebbe prendere atto anche di un certo tipo di situazione, cosa che io ritengo lui non abbia mai fatto in questi ultimi 18-24 mesi. Per una ragione molto semplice, credo molto un tornaconto anche personale, perché che questo governo 5 Stelle PD avesse zero possibilità di governare al meglio il nostro paese e di cambiare la rotta nella quale ci siamo praticamente addentrati, questo era chiaro a tutti, era assolutamente un fatto quasi scontato, e quindi viene da pensare, non pensando neanche troppo male, che ci sia e ci fosse un interesse personale da parte del Presidente della Repubblica, magari quello anche di essere rieletto. E poi, non ultimo, il fatto che, ricordiamocelo sempre, è un presidente di sinistra comunista e quindi ha voluto favorire un governo di sinistra. Perché anche questo ce lo siamo detti più volte, il Movimento 5 Stelle si era camuffato per un po' di tempo, ma è la sinistra, è una parte della sinistra italiana. Ora però Mattarella ha di fronte ad un problema che potrebbe gravemente condannarlo a livello di storia, cioè farsi eleggere ormai da una Camera totalmente illegittima. Per tutta una serie di motivi. Una, perché c'è stato un referendum che ha chiaramente detto che bisogna cambiare il sistema di Camera e Senato e quindi essere eletto da ormai un sistema delegittimato
anche da un referendum non sarebbe proprio il caso, ma gli stessi rappresentanti che siedono in questo momento al Parlamento sono delegittimati dai numeri, no? Perché abbiamo visto che 2 anni fa nelle politiche il 5 Stelle aveva raggiunto il 32%, mentre adesso è al 14%, mentre ad esempio per quanto riguarda l'opposizione, noi avevamo un partito quotato al 4% alle politiche ed ora è arrivato addirittura al 16%. Quindi uno scenario totalmente differente rispetto a quello che ha portato Mattarella ad essere eletto. E quindi questa è una riflessione che necessariamente Sergio Mattarella deve fare e sta facendo. Ripeto, quello che personalmente così mi fa molto dubitare che anche andando alle elezioni le cose possono cambiare è proprio il fatto che sarebbe molto difficile per qualsiasi governo governare, perché ci sono dei poteri forti all'interno della magistratura, all'interno della stampa, dei media, che ostacolerebbero sin dal primo giorno qualsiasi iniziativa da parte di un governo che non fosse di sinistra. In conclusione, l'unica speranza che possiamo avere che chiaramente la magistratura intervenga, quella magistratura sana, a condannare una parte di quella politica che è responsabile di quello che è successo in questi mesi, ma è anche responsabile della situazione nella quale si trova l'Italia, avendo svenduto pezzo a pezzo il nostro paese. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa succederà. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.